trazione posteriore e trazione integrale. Tra gli appassionati di auto sportive, soprattutto quelle molto potenti, ci sono un po' queste due tifoserie, e la BMW M5 è da sempre un simbolo delle auto a trazione posteriore, e con questo nuovo modello è diventata integrale. Però basta premere un tasto per tornare alle care vecchie abitudini. Sì, lo so che siete curiosi di sapere come fa a passare da 4 a 2 ruote motrici, ma intanto guardiamolo insieme un attimo da fuori, perché una delle cose che ho sempre adorato delle precedenti M5 è che non ti urlano in faccia di avere prestazioni a livello di supercar tipo le varie Ferrari, Porsche, McLaren. E tra l'altro hanno solo 2 posti, mentre questa è una macchina comodissima per 4 e relativi bagagli, che può essere usata tutti i giorni e affrontare alla grande anche lunghi viaggi. Con una carrozzeria che su questo nuovo modello, chiamato F90 come sigla di progetto, non rompe con il linguaggio morbido della serie precedente, ma lascia emergere a tratti delle linee spigolose in più e qualche volume sporgente, con gli immancabili 4 terminali di scarico che sono ormai come una firma per la M5. E poi ovviamente c'è il motore, 4004 V8, 600 cavalli di potenza, 750 Nm di coppia, 0-100 in 3,4 secondi e 0-200 in 11,1 secondi, mentre quando si compra l'auto si può scegliere di far disattivare il limitatore di velocità a 250 all'ora, e a quel punto la velocità massima diventa 305 km/h. I turbo sono 2, all'interno della V tra le bancate, principalmente per ridurre i ritardi di risposta all'acceleratore, per una spinta praticamente instancabile sempre, visto che la coppia massima è costante tra 1800 e 5600 giri. E le gomme, tra l'altro, sono relativamente strette considerando tutto il ben di Dio messo a disposizione dal motore. Segno che i tecnici sono stati soddisfatti del bilanciamento del telaio e del nuovo sistema di trazione integrale che, attraverso una frizione disinnestabile elettronicamente, può isolare le ruote anteriori lasciando tutti i 600 cavalli e le gomme dietro, che misurano 285/40 su cerchi da 19 oppure 285/35 su cerchi da 20. E il cambio non è più un doppia frizione, ma l'apprezzatissimo, almeno io lo adoro, cambio della tedesca ZF con convertitore idraulico di coppia e 8 rapporti, e una gestione elettronica dedicata e sviluppata in maniera specifica dai tecnici BMW. E devo dire che, come su quasi tutti i modelli su cui ho provato questa trasmissione, è davvero un cambio meraviglioso. Il bello di questo cambio è che nelle modalità di guida sportive ti fa sentire di più i passaggi marcia rispetto alla maggior parte dei doppi frizione, eccetto quelli di qualche supercar tipo Ferrari 488 o Porsche 911 GT3, e quindi restituisce delle ottime sensazioni al pilota, riuscendo allo stesso tempo ad essere morbido e fluido nei programmi di guida più tranquilli. Nelle sospensioni poi solo gli ammortizzatori sono a controllo elettronico, non ci sono ad esempio barre antirollio attive o ruote posteriori sterzanti, mentre c'è un'interessante logica che stima con i tanti accelerometri della macchina di quanto le singole ruote sono caricate verticalmente per gestire nel migliore dei modi la trazione sia in modalità a 2 che a 4 ruote motrici. Quasi 5 metri e con un peso in ordine di marcia intorno ai 2000 kg non è pensata per i track day, e la maggior parte dei clienti non la porteranno in pista, però è anche vero che solo in pista, per il livello di prestazioni che si può avere un'idea di come va questa M5, siamo sul circuito di Estoril in Portogallo, dove tra l'altro pochi mesi fa sono venuto proprio con le gomme che mi hanno montato oggi, le Pirelli Zero, sviluppate appositamente per BMW con una stella sul fianco. E oltre alle gomme, quando si va in pista, una delle cose a cui bisogna fare attenzione progettando una macchina così sono i freni. Diciamo che qui abbiamo 3 step, dischi in acciaio con pinze a 6 pistoncini davanti e flottante dietro. Nel catalogo degli accessori M Performance si può passare a una pastiglia più sportiva oppure direttamente ai carboceramici. E poi, non so se avete già notato, sto seguendo la pace gara, è davvero bello il comportamento tra avantreno e retrotreno di questa macchina, perché ha il passo lungo, fa capire bene cosa stanno facendo le ruote anteriori in inserimento e quanto mi posso fidare del posteriore. Adesso sono in una modalità sportiva per la trazione integrale, vedete, che comunque mi permette di giocare un po' con l'acceleratore. Ho il motore
ammortizzatori in Sport Plus, quello più cattivo, le sospensioni in Sport Plus, gli ammortizzatori elettronici che riducono un po' il coricamento in curva, lo sterzo in Sport, perché comunque in Sport Plus è un po' troppo artificiale, come sentite ogni tanto mi fermo per ascoltare quello che mi dice l'istruttore. Non vi ho ancora parlato bene dello sterzo in Sport, appunto hanno migliorato rispetto alle M3 e alle M4, invece la potenza è molto lineare per avere 600 cavalli, davvero dà tanta confidenza a questa macchina. Poi c'è, eccola qui, il tasto per il suono, che è attuato sia con delle valvole negli scarichi oppure anche con un'amplificazione dell'audio. Avete visto come se entro frenato dietro cerca di allargare, mi accompagna, cambio TTF velocissimo anche qui in pista. È veramente un giocattolone questa M5, ripeto, il fatto che sia così bilanciata ti permette davvero davvero di osare rispetto a una supercar con motore centrale. Gran macchina. Devo andarmene da questo test senza provare a guidare con tutti i controlli elettronici disattivati e tornare a guidare in pista sia nella modalità di guida a quattro ruote motrici sia soltanto con la trazione posteriore, e l'equilibrio fantastico che avevo percepito nei giri veloci è di nuovo venuto fuori alla grande. Tutto questo, la M5 è una macchina incredibilmente comoda, insonorizzata, capace di assorbire benissimo sulle strade messe peggio, se si pensa a quanto è potente e a come va quando si guida per davvero. In questo primo test in Portogallo non sono riuscito a farmi un'idea dei consumi, ma sicuramente il serbatoio di benzina da 68 litri è piccolo, costringe a fermarsi troppo spesso per fare il pieno. E questo è il principale punto debole di una macchina così, che parte da un prezzo di 122.000 euro e se la gioca prima di tutto con la Mercedes E63 AMG. Come rivali non dirette, ma che comunque metto tra le alternative, soprattutto per il suono del motore, ci sono anche la Maserati Ghibli e la Jaguar XJ. Sigla di progetto F10, quella che vedete dietro di me, la prima M5 con il motore turbo e poi andando dietro nel tempo la E60 con il motore V10 aspirato e il cambio robotizzato, la E39 che è probabilmente la mia preferita, 8 cilindri, cambio manuale, 400 cavalli, dimensioni compatte, poi via via le 6 cilindri, le E34, le E28, tutto questo per dire che in ogni generazione la M5 ha sempre introdotto una tecnologia nuova e come avete visto in questo video la F90, la attuale, ha questa sorta di trazione integrale disinseribile o trazione posteriore inseribile, vedete un po' voi, che in un certo senso completa il pacchetto di un'auto che era già a 360 gradi a tutto tondo per poter fare di tutto divertendosi alla grande guidando. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.